a mio fratello. Pierluigi, un ingegnere dal volto umano con il pallino di un futuro migliore. Pierluigi Zappacosta, mio fratello. Nato il 2 luglio 1950 a Chieti, in via Principessa di Piemonte, a due passi dalla Trinità e dal centro storico. Si diploma al liceo classico Giambattista Vico e nel 1974 si laurea in ingegneria elettronica, computer science. Nel 1976 decide di seguire la moglie Enrica De Torre, anche lei abruzzese, di Colle di Macine, in America. Enrica ha una borsa di studio presso l'IBM in California e Pierluigi si iscrive al Master in Computer Science all'Università di Stanford. Il primo incontro fortunato e importante è con Steve Jobs, fondatore della Apple, che gli prospetta un futuro nell'informatica. A Palo Alto inizia la collaborazione con Logitech, di cui diventa presidente ed amministratore delegato per 16 anni. Fortuna, ricerca e tenacia lo portano, insieme con un altro abruzzese di Cugnoli, Giacomo Marini, e con Daniel Borel, detto Bobò, fisico svizzero, a fondare la Logitech nel 1981 come ditta di consulenza software e di periferiche per computer. E la Logitech, che oggi leader mondiale, commercializza e produce mouse e appunto periferiche per il computer e per il PC. La società nel 1996 arriva a fatturare 400 milioni di dollari. Della Logitech Zappacosta, azionista di maggioranza, è stato per più di un decennio chairman e uomo immagine. Poi ha diretto Digital Persona, società con sede negli Stati Uniti e che si è occupata di ricerche biometriche. Nel 1988 ha intrapreso una nuova avventura, ha lasciato tutti gli incarichi gestionali in Logitech e ha conservato quote di proprietà e insieme con la moglie Enrica ha fondato Digital Persona, questa azienda appunto dedicata alle soluzioni biometriche e di biometria ottica per l'identificazione basata sulle impronte digitali. Poi è stato anche CEO di Sierra Science, azienda di Reno in Nevada, è specializzata nella biotecnologia e nanotecnologia anti-invecchiamento ed angel investor in numerose aziende tecnologiche. Nell'ottobre del 2005 rileva attraverso il suo fondo di investimento Faro la partnership di Interbanca, il pastificio del verde di Fara San Martino. Il Senato accademico dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti gli ha conferito le insegne dell'Ordine della Minerva con questa motivazione: per la sua filosofia professionale, nella quale ha saputo fondare con intelligenza la cultura umanistica e le scienze del progresso, per il grande merito inoltre di aver contribuito alla crescita dell'Abruzzo riuscendo a portare l'imprenditoria a sostegno delle idee. Il futuro, come dice Pierluigi, ci riserva cose straordinarie. Questo lo diceva nel 2008. Oggi possiamo digitalizzare le immagini, la musica e molte altre cose, ma tra non molto digitalizzeremo la materia con l'oggetto dei nostri sogni che si materializzerà sotto i nostri occhi. La vita si allungherà, resteremo a lungo agili e in buona forma. Del petrolio avremo bisogno per altri 25-30 anni, poi il solare prenderà il sopravvento. Non sono utopiche fantasie, ma lo scenario che descriveva nel 2008. Sembra uscito da un libro delle favole,
persona schiva, occhi chiari, tutto il contrario mio, eloquio calmo, tutto il contrario mio, venato da un umorismo leggero, nessuna mania da manager. Eppure, questo uomo timido, dai modi pacati, tutto il contrario mio, oltreoceano indicato come l'uomo che conobbe, diventò amico e socio di Steve Jobs, fondatore della Apple, e l'uomo che inventò e commercializzò il mouse. Un imprenditore da centinaia di milioni di dollari e soprattutto una mente geniale che dedica tempo e risorse finanziarie nei settori più innovativi, dalle energie alternative alle biotecnologie anti-invecchiamento fino alle nanotecnologie. In Abruzzo, inoltre, è stato socio di maggioranza del pastificio del verde. Le domande per Luigi sono state queste: ma lei che vive in California, cosa ci dice dell'Abruzzo? È una regione che è molto migliorata. Ci sono aziende nuove, ma ci sono imprenditori con ottime idee e progetti. Può farci alcuni esempi? In Abruzzo ci sono due tipi di imprese innovative: quelle grandi come la Micron, la Honda, la Sevel, aziende che si occupano di campi diversi, tecnologie digitali e metalmeccaniche. Quello che tuttavia mi colpisce sono le aziende che nascono in Abruzzo, dirette da abruzzesi. La Tecnomatic di Corropoli diventata leader mondiale per l'ibrido. La maggioranza delle case automobilistiche montano motori elettrici realizzati su linee Tecnomatic. Penso anche a Sextantio, il progetto di recupero, parlo sempre del 2008, architettonico ed edilizio di Santo Stefano di Sessanio, dove l'imprenditore Daniele Kilgren ha avuto la bella idea di restaurare il paese per farci l'albergo diffuso. E poi ci sono le aziende dell'alimentare ed enogastronomiche che danno ottimi risultati. Come abruzzese sono orgoglioso del vedere i nostri vini nei migliori ristoranti d'America. E poi c'è il pastificio De Cecco e nel nostro piccolo anche i risultati raggiunti dalla Del Verde. Aziende che hanno puntato sulla tradizione, la qualità, l'innovazione. Nel futuro, quanto spazio avranno gli idrocarburi? Ho constatato che non è affatto diverso dall'America, dove si fanno incredibili pressioni contro la ricerca e la produzione di petrolio. Ad esempio, si dice no a fare nuovi pozzi al largo delle coste, si racconta che ci saranno terremoti e la gente ci crede, poi intervengono i politici che bloccano le perforazioni. Trovo allucinanti che la società occidentale che vive sul petrolio nutra questa profonda avversità. Sappiamo che c'è di carenza di petrolio e dovremmo cercare ed estrarlo di più. Questa ossessione antipetrolio è puerile, però io ho fatto investimenti nel solare, quindi non dobbiamo sperarci. Che sto investendo nelle fonti alternative, ci credo davvero, ma dico pure che queste nuove tecnologie si devono sviluppare per meriti propri e non perché si deve fermare la produzione di idrocarburi. È irrazionale. Per quanto mi possa fare comodo come investitore dire meglio il solare, sponsorizzerei la protesta anti-petrolio, ma questa linea d'azione è profondamente sbagliata. Il petrolio va prodotto nel rispetto dell'ambiente e oggi stiamo facendo grandi passi verso l'innovazione dei sistemi. Anche i pozzi generano molti meno problemi. Quando potremo fare a meno delle pompe di benzina e superpetroliere? Sono molto ottimista sulle fonti alternative, ma l'appuntamento è tra 20-25 anni, detto nel 2008. Allora ci sarà la svolta. Molto meno petrolio e molte più energie rinnovabili. Il sole è gratis e illimitato. Tutta la tecnologia va in questa direzione e molto più rapidamente di quello che si pensa. Sono convinto che la vita media si allungherà in modo significativo. Per ogni anno
Oggi siamo più longevi da 0,3 a 0,4 mesi. Le proiezioni dicono che tra 15 anni l'aspettativa media crescerà molto più rapidamente. Noi dobbiamo aiutarci però a non invecchiare. Sto facendo investimenti nel biotecnologia anti-invecchiamento. Sono amministratore delegato della Sierra Science, azienda del Nevada. L'esercizio fisico regolare è di importanza centrale, l'alimentazione che sia non un eccesso di alimentazione, mangiare cose fresche, verdura, frutta, poca carne, poco zucchero, pochissimi grassi, ma va bene l'olio d'oliva. Poi ci sono le statine, farmaci per il controllo del colesterolo, che hanno effetti positivi per la salute. E poi le vitamine, olio di pesce. E la mia società, la Sierra Science, si occupa di biotecnologia anti-invecchiamento. Per me rappresenta un investimento economico significativo, ma non lo faccio per avere guadagni. Ognuno di noi ha un sogno nella vita, è un progetto speciale. Io considero importante il lavoro delle università, degli ospedali, della ricerca medica e scientifica. Io aiuto questa ditta a fare qualcosa per la vita e la qualità della vita delle persone, di tutti. La cosa mi sembra importante, non lo faccio per investimento economico. Certo, se ci sarà un risultato positivo me ne rallegrerei, ma la cosa importante per il suo risultato è vivere meglio e più a lungo. Così posso vedere se ho ragione nel dire che avremo un modo con molte cose nuove, un mondo con molte cose nuove, per certi versi straordinarie anche. Il futuro è la digitalizzazione della materia e le nanotecnologie. Oggi digitalizziamo la musica, le fotografie, i film, i software, ma non possiamo fare un bicchiere con il computer. Nel futuro, ci siamo arrivati, si arriverà alla digitalizzazione della materia. Come oggi è facile copiare una canzone, un CD, da un paio di decenni possiamo fare qualsiasi cosa. Non solo cose semplici, come un bicchiere, ma anche un'automobile, così come noi la desideriamo e oggi sogniamo. Non sono troppo ottimista. Una tecnologia del genere, quale impatto avrà sulle persone e sulla democrazia? Non mi aspetto una società da incubo come quella raccontata dallo scrittore di Blade Runner, perché grazie alla tecnologia la nostra vita è molto migliorata, è enormemente migliorata, e tutte le tecnologie hanno un unico lato negativo, l'utilizzo che ne fanno gli uomini. Gli aerei volano, ci fanno arrivare da un punto all'altro del mondo, ci portano in luoghi che non avremmo mai potuto vedere, ma si possono anche lanciare contro le torri gemelle.